La valle di Bolo, entro cui scorre il fiume Serravalle, si estende da occidente a oriente, ponendosi alle spalle l'altura su cui si posa Truina. Il fiume, ghiaioso per la bassa pendenza, serpeggia a valle, costituendo il confine naturale tra le province di Enna, Messina e Catania, sino a diventare uno dei principali affluenti del Simeto. Lungo questa ampia valle, e prima ancora lungo lo stesso corso d'acqua, si snodava parte di una delle principali vie di attraversamento del territorio montuoso posto a nord della Sicilia, collegando i principali centri ubicati lungo la direzione che da Termini Imerese conduceva verso la costa ionica, passando per le Petralie, Gangi, Sperlinga, Nicosia, Truina, e superato il ponte normanno di Serravalle, si diramava per le opposte direzioni di Randazzo e Catania. Si tratta di un'antica strada attiva sin dall'età di Ruggero II, attestata da Elidrisi, il famoso cartografo di corte, che nel 1154 ne descrive il percorso. In ogni tempo, il trasporto di merci, la transumanza e molteplici interessi tra località anche distanti tra loro portavano molte persone a spostarsi per quelle strade sconnesse ed insicure. Erano mercanti, pellegrini, postini, soldati, ma anche nobili famiglie, interi eserciti. E lungo queste strade non mancavano luoghi di sosta e di controllo, possibilmente collocati in luoghi ben difesi naturalmente. La ricerca svolta sulle antiche cartografie relativamente a questo territorio evidenzia la presenza costante di un toponimo importante, chiamato Fondaco Bolo, con differenti varianti onomastiche nel corso dei secoli. Tale denominazione si inizia a riscontrare sin dalle carte della prima metà del XVI secolo. Nel 1545 il cartografo veneziano Giacomo Gestaldi posiziona il Fondaco Bolo a destra del fiume che scorre sotto Cesarò e prima che questo diventi affluente del fiume Simeto. La medesima posizione la confermano tutte le cartografie successive. Nel grande affresco del corridoio delle carte geografiche del Vaticano, realizzato da Ignazio Danti, ritroviamo la medesima localizzazione. In tutte le carte topografiche, il toponimo fa riferimento costante ad un fondaco, ossia ad una stazione di sosta per viandanti, dove trovare ristoro, poter mangiare e dormire prima di riprendere il viaggio. Tale denominazione di fondaco non trova riscontro in altre località siciliane, segno che questo luogo doveva sorgere ad una notevole importanza nel territorio. Le cartografie antiche riproducono il territorio secondo le conoscenze visive acquisite dai viaggiatori, ponendosi in punti elevati sul territorio e riportate dai cartografi nelle loro elaborazioni. La somma delle informazioni riportate sulle carte influiva sulla estensione territoriale, per cui
all'inizio la Sicilia appariva deformata rispetto alla sua vera orografia, in quanto si conosceva poco tutta la costa meridionale, ma poco per volta assunse una configurazione sempre più vicina al reale, ma con una leggera veduta a volo d'uccello, dove le alture vengono rappresentate in prospettiva, viste dall'alto. Per rendere verosimile l'insieme, spesso l'Etna viene rappresentata fumante e con violenti fiammate. In ogni rappresentazione cartografica, il rapporto dimensionale e le distanze tra i centri abitati vanno presi con le dovute cautele, ma non la loro reciproca posizione. La sequenza Catania, Motta, Paternò, Adrano, Maniace, Randazzo non è mai variata e ogni centro urbano occupa il suo legittimo posto rispetto agli altri, così come i centri di Troina, Cesaroe e Centuripe. Quindi la posizione cartografica del Fondaco Bolo è sempre la stessa. Vuol dire che quella reale è conosciuta da tutti i viaggiatori che, per spostarsi lungo quelle strade, sapevano per certo che lasciando Troina e seguendo il fiume, alla sua destra avrebbero incontrato il fondaco entro cui ripararsi e rifocillarsi. In quella stessa posizione geografica, oggi noi troviamo un'altura rocciosa con la cima incastellata. Non può trattarsi che del Fondaco Bolo, riportato in tutte le antiche carte, ma la moderna ricerca ci porta in tutt'altra direzione. Poco prima che il fiume Serravalle incontri il Simeto, esistono non una, ma due postazioni che si ponevano a controllo del territorio. La più elevata accoglie i resti del cosiddetto Castel di Bolo, di presumibile età medievale, posto su un'altura isolata, lambita dal fiume Simeto e del suo affluente Serravalle, e dalla sua posizione si domina gran parte del territorio circostante. Delle antiche fabbriche oggi non rimangono che pochi elementi in elevato, un lungo muro isolato ed altre strutture murarie appena affioranti dal suolo, ma soprattutto alcune capienti cisterne scavate nel sottosuolo roccioso di più antica datazione. Il numeroso materiale fittile sparso lungo tutta la parte sommitale del colle rivela che il sito ha avuto una frequentazione sin dall'età greco-sicula. L'insieme di tali elementi è lungi dal potersi riferire ad un vero e proprio castello. Più a monte, a ridosso del fiume, si erge repentina ed isolata una altura rocciosa composta di grandi masse di calcare con alcune sue parti visibilmente in fase di distacco ormai da millenni, ma pronte all'imminente possibile crollo. L'altura, a tratti strapiombante, è inaccessibile da ogni lato, tranne che per quello rivolto a sud, dove il complesso collinare che si eleva alle sue spalle si collega alla zona sommitale della piccola rocca attraverso una stretta sella. E l'altura, per sua naturale vocazione, era destinata da sempre a diventare una postazione di difesa nel territorio, un acrocoro roccioso che traguarda l'intero corso fluviale e le strade ad esso adiacenti, su cui si trovano le rovine del cosiddetto Castello di Torremuzza. In realtà non vi è alcun castello né a Bolo e nemmeno a Torremuzza, ma solamente i resti di antiche fabbriche che andrebbero
esaminati bene da parte delle soprintendenze di rispettiva competenza per chiarire e assegnare il legittimo ruolo e denominazione alle due distinte località. Di fatto, il toponimo Fondaco Bolo, secondo le cartografie, spetterebbe a quello che oggi viene denominato Castello di Torremuzza, mentre per i resti sulla vicina altura andrebbero condotte apposite ricerche. Ci limitiamo qui alla descrizione dei resti che chiamiamo Fondaco Bolo. Questo di Fondovalle è un luogo che emana un grande fascino per la singolarità degli elementi che compongono il paesaggio fluviale e poter raggiungere resti monumentali posti in cima alla rupe è sicuramente un traguardo riservato ai più arditi. Vi si perviene percorrendo una ripida trazzera adatta solamente ai fuoristrada che si diparte e prosegue in forte pendenza dalla strada statale 120 che da Bronte conduce a Cesarò. Giunti al fiume si deve necessariamente abbandonare l'auto e proseguire a piedi. Inizialmente lungo il fiume, così da poter godere di spettacolari specchi d'acqua che quasi immobili riflettono il paesaggio intorno boschivo di querce, pioppi e tamerici ed anche i resti delle antiche fabbriche poste in cima alla rupe. Poi si prosegue risalendo terreni privati, recintati, ma incolti e improduttivi e quindi senza il rischio di potervi arrecare alcun danno. Vi crescono liberamente arbusti spinosi che in certi punti si pongono come barriera naturale rallentando la salita. Pruni, berastri, olivastri e querce prosperano selvatici e numerosi cespugli portano frutti molto simili ai mirtilli. In prossimità dell'arrivo alla costruzione fortificata, dove è più fitta la vegetazione arborea, si notano poderosi muri di sostegno, la cui funzione rimane ancora oscura. Raggiunta la sella, il rimanente percorso si presenta più agevole, ma privo di alcun sentiero e invaso da erbacce spinose. Infine, ci si ritrova davanti al varco di accesso che si apre su un muro sormontato da quattro strani rialzi che da lontano possono essere scambiati proprio per dei merli posti a coronamento e protezione del varco di ingresso. La visita del complesso fortificato si svolge in breve tempo, poiché la consistenza e l'estensione sono davvero esigue. Questo infatti si compone di due distinti momenti edilizi ed il più antico si limita ad occupare il breve spazio disponibile posto sulla crocoro che di certo ha ricevuto un opportuno spianamento della roccia. E di questo luogo si ha notizia sin dal IX secolo. L'estensione successiva sarebbe avvenuta intorno al XVI secolo. Nella zona sommitale si distingue la perimetrazione dell'intero pianoro roccioso, sin dove era possibile sfruttare ogni spazio utile, con un muro di protezione e difesa, realizzato in muratura di pietrame a piccola pezzatura, legata con abbondante malta che lo riveste nelle parti esterne ed interne. Il muro si conserva per tutto il suo elevato, e per l'intero perimetro, essendo la parte sommitale di questo rifinita con una stondatura che ancora ben si conserva. All'interno di questo irregolare spazio allungato, disposto su due distinti livelli da uno scalino, si individuano due possibili ambienti coperti per l'alloggio dei suoi
pochi abitanti, e i resti di una torre circolare, consistenti di un breve tratto di muro ad andamento curvilineo che si innalza per pochi metri. Le dimensioni della torre, il cui interno doveva accogliere solamente una scala a chiocciola, dovettero essere talmente ridotte da potervi identificare solamente una elevata torre cilindrica con copertura piana, destinata ad accogliere un servizio di segnalazioni con altrettanti punti di vedetta sparsi nel territorio, con i quali comunicare a mezzo di fuochi di notte e fumi di giorno uno stato di pericolo. Di tali punti di traguardo nel territorio se ne conoscono diversi in tutta l'isola e fanno parte di una rete continua che dalle torri poste lungo le coste riusciva a propagare un segnale di pericolo in pochissimo tempo da costa a costa attraversando l'intero territorio siciliano. Lungo tutti i muri perimetrali e al medesimo livello si aprono numerose piccole forature per la difesa del sito. Queste, nei muri prossimi all'ingresso, diventano vere e proprie feritoie, saiettiere, orientate verso potenziali assalitori. La parte esterna del muro di ingresso si eleva proseguendo una balza di roccia appositamente tagliata in verticale per rendere più sicura la difesa di questo unico versante debole. L'ingresso presenta una stretta rampa che prosegue anche al suo interno ed era sbarrato con pesanti ante di legno. Questa postazione difensiva, isolata nel territorio, aveva quindi funzione di controllo e vi si avvicendavano uomini in armi secondo una turnazione. Pertanto, in un primo momento non vi poteva essere alcuna funzione di fondaco, mancando proprio i locali coperti destinabili a tale funzione. Al XVI secolo apparterrebbero le opere di ampliamento del primo nucleo, dove questo era ancora possibile prima dello strapiombo, e comprendenti più vani coperti disposti attorno ad un possibile cortile interno, e la cui tipologia potrebbe identificarsi proprio come fondaco, essendo questo in totale isolamento ed era munito di una forma di difesa. La presenza del fondaco volo prosegue nelle carte antiche sino al 1820, quando in un elaborato giunto a noi anonimo viene riportato il toponimo Castilmolo. Nel 1844 una carta firmata da Zuccagni riporta per un'ultima volta il toponimo incerto C di Bolo, intendendo casa, casale o castello. Il territorio brontese, sino alla metà del XVI secolo, era composto di un modesto centro abitato denominato Bronte, nome di uno dei mitici ciclopi, e di tanti piccoli nuclei abitati sparsi per le campagne. Avvenne che nel 1535 Carlo V di Spagna, in visita ufficiale in Sicilia, attraversando queste contrade diretto a Randazzo, accolse le sollecitazioni degli abitanti che chiesero che i 24 piccoli borghi sparsi per le campagne brontesi si riunissero in un unico grande centro urbano, richiesta accolta dall'imperatore. Tale disposizione non dovette riguardare la presenza del fondaco Bolo, in quanto vi soggiornava gente solamente di passaggio. In età borbonica, molti castelli e luoghi forti
furono destinate ad accogliere le carceri e ben si prestavano le fabbriche del fondaco Polo, con l'annesso recinto fortificato, a tale destinazione d'uso, che perdurò per molti anni. La straordinaria posizione di questo luogo forte e il suo completo isolamento nel territorio contribuiscono a infondergli un fascino sostanziale accresciuto dagli innegabili valori paesaggistici. Lo stato ruderale delle murature, in parte scomposte, e la continua perdita di elementi strutturali causati dagli anni e dagli agenti atmosferici consiglierebbero di apportarvi interventi di salvaguardia strutturale per evitarne il completo sfacelo e poterne conservare quanto ancora rimane inelevato. La torre, sino a pochi decenni addietro, era ancora parzialmente riconoscibile nella sua compiutezza, come dimostrano alcune foto. Quando gli enti pubblici vogliono fare vanto nelle loro pubblicazioni delle emergenze culturali che caratterizzano i loro territori, dovrebbero, prima di ogni cosa, interessarsene materialmente, con interventi quantomeno di salvaguardia e messa in sicurezza, poiché altrimenti invitano ad una visita dagli esiti davvero imprevedibili.